Buongiorno, parleremo di vettori. Allora, iniziamo con considerando una coppia di punti AB, coppia ordinata vuol dire che si stabilisce qual è il primo e qual è il secondo punto, quindi avendola scritta così, il primo è A e il secondo è B. Allora, i punti A, B, ovviamente A diverso da B, non coincidenti. I punti A e B determinano un segmento del quale si può misurare la lunghezza. E determinano anche, quindi, AB, lunghezza del segmento con questa sbagliata. Determinano anche la retta R si chiama direzione, e poi anche il verso, essendo una coppia ordinata, si è detto che A è il primo punto, quindi ci ho messo una freccia per dire da A a B. Questa è la definizione di segmento orientato. Però di segmenti orientati, diciamo in qualche modo, come si suol dire, equipollenti, cioè che fanno lo stesso gioco di questo, si può considerare per esempio sulla stessa retta, prendo due punti C e D, tale che la lunghezza di CD sia uguale a quella di AB, stessa direzione, stessa lunghezza, stesso verso, ma potrei prendere anche una retta S parallela ad AB, altri due punti, non so, E e F, di modo che è la lunghezza di F uguale ad AB e la direzione parallela, quindi la stessa direzione e lo stesso verso. Questi segmenti si dicono, dal punto di vista geometrico, equipollenti. La classe di equivalenza di tutti i segmenti equipollenti si chiama vettore libero. O semplicemente vettore. Allora, se questa locuzione classe di equivalenza facesse un po' spavento, dico semplicemente che classe di equivalenza, per esempio, sono le frazioni. Le frazioni 1/2 e 2/4 sono equivalenti, però uno adopera 1/2, 2/4, 3/6 a seconda di quello che gli fa più comodo. E così questo, essendo vettore libero, noi possiamo usare, se ci fa comodo, questo segmento e questo vettore, cioè questo o questo o questo, a seconda di quello che vogliamo fare. A differenza del vettore libero, parliamo anche di vettore applicato. Allora qui le cose si complicano, perché il vettore applicato deve avere, oltre a queste tre informazioni, dobbiamo avere anche la localizzazione del primo punto, che si chiama punto di applicazione, giustamente. Applicazione, quindi diciamo, dobbiamo dire, io considero un vettore applicato per esempio nel punto A, allora è questo, applicato nel punto E è solo questo, e così via. Vediamo ora, allora, queste tre informazioni cosa sono in realtà, a parte determinare la lunghezza, la direzione e il verso, però diciamo c'è un modo più spiccio per trovarle, ed è quello di introdurre un riferimento cartesiano. Oh.
prendere un punto P. Allora, unendo O con P e considerare P di coordinate X, Y e Z. Allora, se questa è la proiezione Q sul piano XY, allora questa sarà la Y, questa sarà la X, questa qui, e questa sarà la Z. Allora, ovviamente dando X, Y e Z sono i tre parametri che ci permettono di determinare la posizione di P e quindi del vettore V o P. Allora, se vogliamo, allora come vedete V l'ho scritto sottosegnato. Normalmente nei testi di meccanica razionale i vettori vengono scritti in grassetto, però qui non essendo possibile scriverlo in grassetto perché non si vedrebbe alla lavagna, ci metto un sottosegno. Si può indicare anche così, con una freccetta sopra, però io preferisco il sottosegno. Allora, basta avere, dicevamo, le componenti, le coordinate x, y e z del punto P per avere il vettore V. Le coordinate di P si chiamano appunto componenti di V, componenti cartesiane naturalmente. Se vogliamo trovare quant'è la lunghezza di OP, che si chiama OP, si chiama modulo di V. Allora, il modulo di V si indica o con V senza sottosegno oppure con V fra due sbarrette, come fosse un valore assoluto. Allora, come si fa? OP quanto è lungo? Si applica il teorema di Pitagora. Allora, questo è un angolo retto. Poi, anche se non sembrano, questi sono angoli retti e questi sono angoli retti, perché sono paralleli agli assi. Allora, OP al quadrato, questo è un triangolo rettangolo, OPQ è un triangolo rettangolo, quindi OP al quadrato è uguale a QP al quadrato più OQ al quadrato. Allora, QP al quadrato altri non è che Z, quindi posso scrivere Z al quadrato più OQ al quadrato. OQ al quadrato possiamo trasferirci nel piano XY, applicare il teorema di Pitagora, questo è un triangolo rettangolo, quindi OQ al quadrato è uguale a, mettiamoci delle lettere qui, non so, R, S. Allora, OQ al quadrato è uguale a OR al quadrato più RQ al quadrato. Ma OR è X al quadrato e RQ, che è uguale a OS, è Y al quadrato. Quindi, in totale, OP al quadrato altri non è che X quadro più Y quadro più Z quadro. Quindi il modulo di V, che questo sarebbe la lunghezza di OP, è la radice quadrata di questa espressione, cioè la radice quadrata di X quadro più Y quadro più Z quadro. E quindi abbiamo trovato il modulo di V. Ovviamente direzione e verso sono disegnati, ma si potrebbe, per trovare la direzione, la retta che passa però è P, questa è la direzione, e il verso è la freccetta che abbiamo detto. Una piccola parentesi sul sistema di riferimento. Allora, io ho usato un sistema di riferimento con l'asse X rivolto così, l'asse Y rivolto in questo modo e l'asse Z così. Questo si chiama un riferimento destro o della mano destra, o della vite destra. Si chiama anche levogiro. Ora, tutte queste
espressioni non è obbligatorio impararsele, giusto perché a volte si trova in qualche testo scritto solamente uno di questi quattro o forse anche più denominazioni del sistema di riferimento. La cosa importante è l'aggettivo destro, perché vuol dire che se io metto il pollice della mano destra secondo la direzione X, l'indice secondo la direzione Y, il medio mi viene secondo la direzione Z in su. Se io usassi la mano sinistra mi verrebbe volto verso il basso. Quindi destra, mano destra, si capisce. Le rotazioni che portano X su Y, Y su Z nell'ordine e Z su X sono considerate le direzioni positive. Come vedete dal disegno, sono direzioni in questo senso. Allora, se voi prendete una vite e la avvitate in questo senso, la vite va avanti, la vite destra, va avanti secondo l'asse positivo delle Z, per questo si dice della vite destra. L'evogiro vuol dire si gira a sinistra, perché? Perché se questo fosse un volante di un'automobile, voi dovete, per fare una rotazione positiva, sterzare in questo modo, verso sinistra. Quindi questa è una convenzione, è legittimo prendere un riferimento destro oppure prendere un riferimento sinistro, basta dirlo all'inizio della trattazione, perché l'orientamento del sistema e le rotazioni possono cambiare. Quindi si dice all'inizio quale si prende e io prenderò un riferimento destro. Allora, veniamo ora a un altro tipo di notazione con la quale si possono indicare i vettori, che è la notazione di Grassmann. Allora, Grassmann era un matematico che si è occupato di algebra lineare. Oh, algebra lineare. Allora, comunque il nome, è importante capire la notazione, più che dire il nome. Allora, secondo Grassmann, V è uguale, si indica con P meno. Questa strana cosa in realtà è molto utile, perché algebricamente, se noi consideriamo questa espressione come se fosse proprio appunto un'espressione algebrica, abbiamo che O più V è uguale a P. Quindi V è quella cosa che trasporta O nel punto P. Quindi dall'idea del trasporto, da un'idea diciamo più dinamica del vettore e poi dall'idea del verso. Infatti il nome vettore viene dal verbo latino veo, che sarebbe la prima persona, se no vere, che vuol dire trasportare. Il vocabolo vettore si usa normalmente anche in italiano per dire un qualcosa che trasporta, che recapita, eccetera. Abbiamo parlato quindi dei vettori. Definiamo ora la addizione tra vettori. All'inizio ho parlato ho costruito i vettori considerando i due punti non coincidenti. Se i due punti coincidono, abbiamo quello che si chiama il vettore nullo, che si indica con 0 sottosegnato, che ovviamente ha comunque coordinate 0, 0, 0. Cioè il vettore praticamente parte da 0 e rimane lì. Quindi questo è il vettore nullo. Vettore nullo. Allora, per sommare due vettori facciamo la figurina. Allora, prendiamo vettore A, questo chiamiamolo A, prendiamo vettore B, chiamiamolo OP,
Allora, è noto fin dalla scuola anche media, credo, che si manda da B la parallela alla retta o A alla direzione di OA, da A la parallela alla direzione di OB, si ottiene un parallelogramma OACB, la diagonale OC è, rappresenta il, la somma A più B. Se indicavamo una cosa più spiccia da fare è quella di prendere A qui, B metterlo dove con la testa nella coda, cioè il punto di applicazione nella coda di A, e poi unire la prima coda con l'ultima testa. Questo è A più B. Ancora più diciamo espressiva è la notazione di Grassmann, perché A sarebbe A meno O, B sarebbe in questo caso C meno A, allora A più B è uguale a A meno O più C meno A, si elidono gli A e viene C meno. Ancora più bellino è se abbiamo da sommare tre vettori, A, B, mettiamolo qui, C, quindi qui abbiamo O, A, C, B, mettiamo. Allora si unisce la prima coda all'ultima testa e questo è A più B più C, sempre con la notazione, questo è un C, questo sempre con la notazione di Grassmann. Abbiamo allora che A meno più C meno A più D meno è uguale, allora cosa va via? Più D, più, scusate, D meno C, no, D meno C, allora si semplificano i C e si semplificano gli A e viene D meno O. Allora, si può dimostrare, ma non è proprio il caso, che se io ho A di componenti A con 1, A con 2, A con 3 e B di componenti B con 1, B con 2, B con 3, A più B ha componenti A1 più B1, A2 più B2, A3 più B3, e che la addizione, allora addizione sarebbe il nome dell'operazione, somma sarebbe il risultato, però tanto le parole spesso addizione e somma si usano come sinonimi. Allora, l'addizione con queste proprietà è commutativa, associativa, esiste l'elemento neutro e poi esiste anche l'opposto, cioè se uno ha appunto A, meno A è altri non è che meno A1, meno A2, meno A3, e se voi le sommate viene 0, 0, 0, 0. Con la notazione di Grassmann è utile fare anche la sottrazione, nel senso che io ho sempre preso come primo estremo O, però se avessi preso un altro punto, per esempio volevo il punto, che ne so, P, Q, volevo scrivere le componenti del vettore Q men P, V uguale a Q men P, allora bastava che io scrivessi le componenti di Q, Q avrà certe componenti, che ne so, Q1, Q2, Q3, P ci avrà certe componenti P1, P2, P3. Allora, Q meno P, come dice l'espressione, Q meno P, V è dato da
Q1 meno P1, Q2 meno P2, Q3 meno P3. E quindi vedete che effettivamente questa notazione è molto comoda. Tra l'altro, se volete fare graficamente, prendiamo la prima figura, se volete fare graficamente invece che A più B, A meno B, allora meno B è l'opposto di B, quindi è così, questo è meno B, allora A, A meno B sarebbe A più meno B, e quindi sarebbe questo. Nella figura delle questo era meno B. Nella figura delle diagonali sarebbe l'altra diagonale. L'altra diagonale volta così. Allora, sull'addizione per ora ho detto, mi sembra di aver detto quasi tutto. Poi eventualmente se c'è qualcosa ci ritornerò sopra. Vediamo ora un altro tipo di operazione che si può definire con i vettori, ed è la moltiplicazione per uno scalare. Allora, scalare è contrapposto a vettore e vuol dire numero, quindi numero reale. Prendiamo un numero reale. Si può prendere anche complesso, ma lasciamo stare, a noi ci interessano i reali. Allora, alfa v, come è definito? È un vettore che ha la stessa direzione di v. Poi, verso concorde, cioè lo stesso verso, se alfa è positivo. Discorde, cioè opposto, opposto, se alfa è negativo, 0 per V fa 0, e modulo, valore assoluto di alfa per il modulo di V. Notate le stanghette, che questo è un numero e quindi è il valore assoluto, questo è un vettore quindi è un modulo. Allora, queste sono, diciamo, la definizione. Come con dato V di componenti V1, V2, V3, alfa V è definito come alfa V, come componenti alfa V1, alfa V2, alfa V3. Quindi ho anticipato prima, quando parlavo dell'opposto, con alfa uguale meno 1 effettivamente viene l'opposto di V. Se calcolate il modulo di alfa V, viene la radice quadrata di alfa quadro V1 quadro più alfa quadro V2 quadro più alfa quadro V3 quadro. Si può mettere in evidenza un alfa quadro, portarlo fuori, ma portandolo fuori, non sapendo se alfa è positivo o negativo, dobbiamo portare fuori il valore assoluto, rimane l'espressione V1 quadro più V2 quadro più V3 quadro, che è il modulo di V. E quindi abbiamo definito tutto, tutte le proprietà, diciamo, di questa operazione. Avrei potuto fare prima questa sottrazione, perdere meno tempo e dire semplicemente che consideravo lo spazio vettoriale R3, e quindi un vettore libero era un elemento dello spazio vettoriale R3. E che essendo R3 appunto ha dimensione 3 e quindi è individuato da tre coordinate rispetto alla base canonica. La base canonica qual è? La base canonica è costituita dai vettori
che io chiamo I100J010K001, che sono quelli che si chiamano i versori degli assi. La parola versore significa vettore di modulo 1. E ci sta bene anche il nome versore perché diciamo il modulo si conosce, l'unica informazione che dà un versore è la direzione e il verso di una retta, quindi versore. Ovviamente diciamo questi sono i versori fondamentali. Se io voglio calcolare il versore di un vettore, mi basta di versore verso di v, ovviamente prendendo v diverso da 0, perché v lo 0 non ha verso né direzione né verso perché è un punto solo. Versore di v è definito come v fratto il modulo di v. Per fare un esempio, prendendo v uguale a 1 più 1 meno 2 più 4, allora calcoliamo il modulo di v, è la radice quadrata di 1 al quadrato, quindi 1, meno 2 al quadrato fa 4, 4 al quadrato fa 16 e quindi viene radice quadrata di 21. Quindi questo non è un versore. Allora il versore di v è v fratto modulo di v, quindi è 1 fratto radice di 21 meno 2 fratto radice di 21 e più 4 fratto radice di 21. Come si vede, se si calcola il modulo di questo versore, effettivamente viene 1 per come l'abbiamo costruito. Direi che su questo argomento ho concluso e ci vediamo la prossima volta.